Gaza di ritorno dalla missione Levante a bordo della nave militare Vulcano. Il civitavecchese Valerio Stroppa, tenente colonnello e ortopedico del Celio di Roma, racconta l'esperienza vissuta. Ho vissuto emozioni forti, ha spiegato Stroppa. Acqua, il ritorno dell'ora legale non ha portato con sé solamente i disagi fisici legati allo spostamento in avanti delle lancette dell'orologio, ha anche acuito le criticità del servizio idrico che ormai da mesi attanagliano alcune zone della città. Politica, Pietro Tidei scrive al PD nazionale e regionale: trovare candidato sindaco unico con le primarie, l'appello dell'attuale primo cittadino di Santa Marinella. Turismo, si chiama Love Civitavecchia, il brand istituito dal comune per valorizzare la nostra città. Nel corso di una conferenza stampa è stato presentato il nuovo sito turistico e un video promozionale. Calcio, sono bastate solo 3 settimane in panchina per conquistare un importante trofeo, tra l'altro il primo della storia per la società che allena. Michele Zeoli ha vinto la Coppa Italia di Serie C con il Catania. Pallanuoto, aprile potrebbe essere un mese decisivo per le sorti playoff della Centuncelle nel campionato di Serie C. Dopo la sosta per il periodo pasquale, la squadra diretta da Roberto Barbaro tornerà in vasca sabato per la gara d'Anzio contro i Castelli Romani.